Consigliere Spurie. No, andatevene, io sono ispettore. Che succede? Io sono sul posto di lavoro e qui non potete assolutamente presentarvi. Ma è una cosa importantissima però. Non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Una lista che esca in... le firme fosse. Non ne so niente ed esca subito da qui. Cosa ne pensa? Non penso. Ispettore, per piacere. Questa signora così agitata che chiama in soccorso l'ispettore del suo ufficio è una consigliera comunale di Siracusa. Siamo andati a farle qualche domanda sulla presentazione della lista elettorale con la quale è stata eletta in consiglio comunale nel 2013. Fuori da questa stanza. Lei non è fuori da questa stanza. Lei non è autorizzato però a mettere le mani a posto. Allora fuori da questa. Lei non è autorizzata a entrare qua. Però calma. Immediatamente calma. Che 103? Che 103? Chiamatemi la polizia. Me ne vado serenamente. Che fa? Mi vuole sequestrare? No, se lei non mi fa, se lei non mi fa andare, lei mi sequestra. Lo sa. Io la legge la conosco. Lei è un delinquente. Io sono un delinquente perché faccio delle domande. Perché lei mi sta distraendo del personale che sta lavorando dalla sua attività. Tutto nasce dalla strabiliante scoperta fatta dal capolista di una delle liste a sostegno del candidato Giancarlo Garozzo, oggi sindaco di Siracusa. I vostri recenti servizi sulle firme false che hanno coinvolto il Movimento 5 Stelle mi hanno fatto venire il dubbio che le stesse irregolarità potessero essere accadute anche qui a Siracusa nel 2013. Che tipo di irregolarità? Io ho accettato di essere candidato come capolista di una delle liste che appoggiava Garozzo, che poi è diventato sindaco, a circa 5 giorni dalla scadenza della presentazione delle liste. Siccome servivano più di 750 firme per presentare la lista, mi sono chiesto come hanno potuto fare a farlo in meno di 5 giorni. Eh già, 750 firme autenticate in meno di 5 giorni è un bel record, ma come hanno fatto? E soprattutto... Com'è possibile che hanno raccolto delle firme il 7, l'8 e il 9 maggio col mio nome come capolista quando io ho accettato il 10 maggio? Effettivamente raccogliere le firme per una lista di candidati prima ancora che il capolista abbia accettato la candidatura non è proprio possibile. E allora Giuseppe Patti, che dobbiamo dirlo si è svegliato un po' tardi, fa un accesso agli atti ufficiale per controllare le firme depositate all'epoca e guardate cosa viene fuori. È venuta fuori una brutta sorpresa. Questi fogli erano puliti, lindi, non avevano nessun vissuto, erano come se fossero appena stati stampati. Chi ha raccolto le firme e ha fatto campagne elettorali sa che quei fogli hanno la macchiolina della tazzina di caffè che ci poggi per sbaglio, l'alone dell'arancino che ci hai poggiato, sono sgualciti, hanno gli angoli smangiati. Invece quelli erano immacolati, perfetti, puliti, puliti. E tu cosa hai pensato quando hai trovato questi fogli immacolati? Sono delle fotocopie, fotocopie a colori. Cioè, secondo te non sono firme originali ma sono fotocopiate? Quei fogli che sono stati depositati all'ufficio elettorale in così poco tempo erano delle fotocopie. Una falsificazione 2.0. Rispetto a Palermo sono avanti qui a Siracusa. Giuseppe Patti denuncia che le firme raccolte per presentare una delle liste a sostegno del candidato e oggi sindaco del PD Garozzo sarebbero state fotocopiate. Come si vede da questo video che lui ha realizzato nel momento in cui ha potuto visionare i moduli depositati all'ufficio elettorale. Ed effettivamente a prima vista non sembrano gli originali scritti a penna. Tanto che dopo la denuncia di Patti la procura ha aperto un'inchiesta. Se fosse tutto vero, com'è possibile che all'ufficio anagrafe elettorale di Siracusa abbiano accettato una lista con le firme tutte fotocopiate? Andiamo a chiederlo alla responsabile. Pare che abbiate validato delle firme che in realtà fossero fotocopiate. Può essere che non me ne siete accorti? Per carità, il margine d'errore sussiste sempre. Se voi vi arriva una fotocopia, ve ne dovreste accorgere. Me ne accorgo, certo. Se me ne accorgo ci mancherebbe altro. Lo dovrebbe segnalare. Ma certamente. Nella lista, a quanto pare, fotocopiata, il capolista, il candidato Patti, ha accettato la candidatura il giorno 10. E alcune firme invece sono autenticate il giorno 9. Ed è una delle ragioni per cui lui pensa che questa parte sia stata fotocopiata. Ho capito. Chiaramente le persone che firmano devono vedere tutti i candidati quando firmano. Sì, naturalmente. Se si cambia un candidato non va più bene. Non valgono più le firme. Bisognerebbe raccogliere da capo. Certamente. Quindi in questo caso non me ne siete accorti? Evidentemente no. E le disattenzioni dell'ufficio che doveva verificare la regolarità della raccolta delle firme non finiscono qui. Questa è un'altra lista, sempre a sostegno del sindaco Garozzo, dove io ho trovato cosa fantastica, non c'è la firma. Sì, lo vedo. Quindi una firma fantasma. Evidentemente. E non è la sola. Ivan. Stessa cosa. Manca la firma. Come possono succedere queste cose? Queste cose possono succedere perché noi lavoriamo sotto pressione, sotto stress. Nel momento di una elezione amministrativa lei non ha idea di quello che c'è. Quindi questi sono sicuramente degli errori. Per le amministrative a Siracusa questi uffici
vedono i fantasmi. Per capire meglio cosa sia successo, siamo andati da una consigliera comunale candidata ed eletta proprio in quella lista con firme fotocopiate. La stessa consigliera che prima ci aveva fatto cacciare dall'ufficio. Ora che non sta lavorando, ci dice cosa ne pensa di questa vicenda? Io non penso. Come non penso? Non mi interessa pensare. Io lavoro, sono voluta andare in consiglio comunale. Ci penserà la procura se c'è un'indagine in corso. Infatti, lei sapeva che Peppe Patti dice che ha visto le liste e sono fotocopiate. Ma io non lo conosco, non conosco le liste. Era il capolista della sua lista. Non mi interessa, non lo conosco. Non lo conosce. Non lo conosco, no. Che lei non conosce quello che era il capolista. Io conosco quelli che sono stati con me, che abbiamo lavorato insieme. Ma non lo conosco io. Quindi era il capolista e non sa chi. Senta, no. Signora, ma un consiglio comunale con una lista che fosse illegittima sarebbe giusto o meno? No, sarebbe sbagliato. Che sta dicendo? Ma io ho detto infatti che c'è un'indagine. Se questa indagine scoprisse che queste firme sono state fotocopiate, ma chi le ha messe? Lei ma si dimetterebbe dal consiglio comunale? Non lo so, ci penserò. Facciamo come la del film di Rosella Ora. Facciamo come la del film di Rosella Ora. Ci penserò domani, arrivederci. No, era domani un altro giorno. No. Rossella Oara, sì. O domani è un altro giorno. Come in Via col Vento, anche a Siracusa domani è un altro giorno. E sembra che le irregolarità vadano ben oltre le firme fotocopiate. Ho scoperto cose peggiori delle fotocopie. Secondo me, ambedue le liste riportano delle firme false. Come fai a dire che sono false? Perché sono contenuti dei nomi di persone che io conosco personalmente che sono sicura non avrebbero mai sottoscritto queste due liste civiche. La consigliera Princiotta avanza il sospetto che le liste Rinnoviamo Siracusa e Garozzo Sindaco siano state presentate grazie a delle firme false. Tu l'hai firmata questa lista? No. Questa firma è tua? Questa? Non penso proprio, assolutamente no. Io prima metto il nome e poi il cognome. Ha una firma molto da dottore, però quella mi sembra un po' in aramaico. La tua carta d'identità? Il numero non coincide. Si tratta di un falso. Qualcuno ha rubato la tua firma, cosa pensi di questo? Io farei una denuncia. La farai? Probabilmente sì. La firma non è mia, è sicuramente falsa. Ci fai la tua firma? Non ha niente a che vedere. No, decisamente no. Anche perché la mia è abbastanza elementare. È gravissimo, è un falso. Quindi i responsabili dovranno essere perseguiti. Non vorrei che ci fosse una cosa ancora molto più grave. Cioè il nome di mio figlio. E la firma questa qui di tuo figlio? Assolutamente no. La R porta al centro questo tondino che io non faccio mai. Poi la T fatta a mo' di croce che io non faccio mai. Com'è la tua firma? Non ha niente a che vedere con questo. No, non la riconosco assolutamente come la firma mia. È la tua? Non è mia. Non è la tua. Ne sei sicuro? Sicuro 100%. Questa è la mia. Questa è la tua? Sì. Non è quella? No, no. Io non è la mia. Questa? Sì. Assolutamente no. Non è la tua firma? Questa non è la mia. Questa è la mia vera firma, non questa, una firma falsa. E oltre ai singoli cittadini, incontriamo anche intere famiglie coinvolte a loro insaputa in questo pasticciaccio. La firma è questa qui. Assolutamente no, no. Il nome, la data di nascita? Sono le mie, ma la firma no. Questa è la mia firma. Diciamo che non c'entra granché. Assolutamente no. Poi io tra l'altro firmo sempre prima nome e poi cognome. Maria Pia Di Noto è mia sorella. Bombaci è mia mamma. Lei si ricorda di aver firmato no, questo foglio? No, infatti non è la mia. E ora vedrete. Non ha proprio niente a che vedere. Non è calligrafia mia. Neanche lei firma prima nome e poi cognome. Maria Pia, la firma è la tua? No, non ho mai visto questo foglio in vita mia. Non si vuol far vedere, Maria Pia. Ci farà vedere però che la firma non è sua. Le firme sono decisamente diverse. È una cosa che mi fa arrabbiare. Firme fotocopiate false a sostegno di una lista. Firme false a sostegno di un'altra lista. Qui si rischia veramente di battere ogni record. Questa lista esprime il presidente del Consiglio Comunale, ovvero la seconda carica più importante in città, e va capito se è legittimato a essere il presidente del Consiglio Comunale. E allora andiamo a parlare proprio con lui, il presidente del Consiglio Comunale, eletto in una di queste due liste da Guinness dei primati. Sono venuto a parlare con lei perché un candidato della lista con la quale lui è stato eletto ha sostenuto che le firme che avete presentato sarebbero fotocopiate. Cosa dice lei? No, non ho nulla da dire. Non ha nulla da dire? No. Però lui era il capolista di questa lista qui. Ho capito, l'ha scoperto ora. No, l'ha detto lei. Ci ha detto lui che vedendo il nostro pezzo. No, aspetti, aspetti, ci sono dei cittadini che ci hanno detto che non hanno firmato per la vostra lista. Ho capito, non mi sono occupato di queste cose. Lei è il presidente del Consiglio Comunale, se fosse stato eletto con una lista con firme false. La saluto. La saluto. Molto gentile. Siete simpatici. Ma se fosse stato eletto con firme false si dimetterebbe, sì o no? La saluto, buona serata. Non è strano. Uscendo dal lavoro, io lavoro. Può essere Guinness dei primati, firme false, firme fotocopiate. No, non ci faccia cadere, non ci faccia cadere, non ci faccia cadere. Cosa dice di questo caso, signor Armaro? Presidente, è stato eletto con firme false, non è strano?
E lo raggiungiamo davanti a una caserma dei carabinieri. Presidente, io le voglio fare soltanto io le voglio fare solo delle domande. Come un colpo di telecamera? Che cosa dice? Presidente, che succede? Che succede? Ma scusi un attimo, scusi un attimo. Questa è una caserma dei carabinieri. Noi stiamo facendo delle domande. Questo è uno spazio mio, grazie. Se qualcuno dice che io l'ho aggredito, dice il falso, io mi devo difendere. Lei può fare denuncia. Grazie, mi scusi. Allora possiamo aspettarvi qui fuori? Ok, allora vi aspettiamo. Si esce, non si preoccupi. Perfetto. Presidente del Consiglio Comunale non solo non ci risponde, ci vuole denunciare ai carabinieri. Noi lo aspettiamo qui. Presidente, abbiamo trovato delle persone arrabbiatissime perché compaiono qui. Ma neanche la conosco, io, ha visto? Ma scusi, ma io delle domande gliele posso fare però. Ma come molestie? Una domanda, lei è un pezzo. Mi hanno aggredito pure, capito? Mi hanno aggredito con un colpo di telecamera, mi hanno dato pure. Perché dice questa falsità? No, una falsità le sue sono. Guarda, vuole vedere questa fila? Presidente, ci parla finalmente o no? Non ho nulla da dirti. Renzi è stato severissimo con i 5 Stelle per il caso firme false a Palermo. Si sta scoprendo che il Movimento 5 Stelle si sono presentati a delle elezioni con le firme false. Hanno falsificato, è un reato, credo che vada dai 2 ai 4 anni. Le firme false sono una cosa clamorosa. Non è che qui gli fate fare una brutta figura a Siracusa? Siete simpatici, mi fate ridere di fatto. È stato severissimo Renzi. Non lo so, sì. E direte tutta la verità o sarete omertosi? Non andate in macchina, grazie. Non è il caso di dimettersi, saluto, nel caso in cui molto firme risultassero false. Grazie. Non lo vuole... Aia, non mi faccia male però. Grazie. Vuoi vedere il paragone tra la firma vera e la firma falsa? No, guarda, glielo faccio vedere. Grazie. Cosa ne pensi? Questa è la firma grazie, che ha fatto davanti serata. A noi la signora Marina Di Michele e questa è quella grazie, falsa. Grazie, buona serata. Firme false e firme fotocopiate. Dopo aver parlato col presidente del Consiglio Comunale, andiamo dal sindaco, che anche grazie ai voti di queste due liste sta sulla sua poltrona. Tre consiglieri in una lista, 7 nell'altra. È un consiglio comunale abusivo? Lei si sente un sindaco abusivo? No, non mi sento un sindaco abusivo. Chiaro che forse c'è stata una leggerezza da parte di chi doveva fare tutto questo. Ma non è una leggerezza, è un falso. Secondo tra leggerezza e falso Gerlusso, non voglio essere frainteso, c'è stato sicuramente un reato da parte di chi aveva il compito di fare questo, ma comunque i consiglieri comunali hanno preso i voti in maniera legittima. No, se le firme sono false non è legittimo, non si potevano neanche presentare. Sono 10.000 voti, lei non sarebbe arrivato al ballottaggio senza l'appoggio di queste liste. Senza l'appoggio di queste due liste non andavo al ballottaggio, ma vi sto dicendo che probabilmente la magistratura, questa quantità di firme false tale da inficiare la presentazione, non c'è. Il fatto che ci siano firme false comunque come lo giudica? Perché un fatto gravissimo, Gerlusso. Ma che cosa vuole che non sarebbe il caso di tornare al voto con firme vere? Ma questo lo vedremo successivamente, anche quando andremo a vedere tutte le altre liste che hanno raccolto. C'è il rischio di Siracusa tutti. Ma che capisce? Voglio verificarlo. Firme false e firme fotocopiate. Su quelle false ho le prove? Sì. Può finire nel Guinness dei primati? Firme false e firme fotocopiate? Sì, qualora fosse così, certo che c'è una dimensione abbastanza importante. E allora, buona giornata. C'è la possibilità di avere il sindaco da Guinness dei primati, firme false e firme fotocopiate.